Capuano fissa gli step di mercato del suo Taranto. A stretto giro non sono attese grosse novità in termini di ufficialità, ma il tecnico ha le idee chiare su come impostare la strategia operativa. Serve in primis un vice nobile o nell'eventualità un portiere che gli contenda la titolarità. Idea Matteo Soncin, classe 2001, svincolato dopo l'esperienza alla Pergolettese. Su di lui c'è anche il Pescara. Valutazioni inoltre su un braccetto destro puro. Il tecnico è alla ricerca di un profilo d'esperienza perché nelle sue idee c'è quella di presentarsi ai nastri di partenza con una linea di retroguardia di spessore. Dato ormai per assodato il ritorno di Miceli, a destra rischia il posto Riggio, mentre De Santis, rientrato dal prestito alla Fermana, come noto non rientra nei piani. Intanto c'è da segnalare l'approdo di Canutè al Trapani. Il club siciliano ha esercitato l'opzione rescissoria presente nel suo contratto. L'attacco del Taranto adesso consta soltanto di due elementi, De Marchi e Bifulco. Entrambi dovrebbero rimanere in rossoblu, ma nell'ottica sia di un 3-5-2 che di un 3-4-2 3 occorre una prima punta di spessore, a maggior ragione senza la presenza del capocannoniere dello scorso anno. Smentite di rito a parte, piace Montalto in uscita dalla Casertana. L'ostacolo è l'ingaggio, ma si può arrivare a un accordo anche se non in tempi brevissimi. Ridwan, Palermo, Del Martina, attualmente svincolato, è l'altra opzione concreta.